Dopo aver passato anni all'interno del collegio, adesso stai per partire per Vienna per un dottorato. Come ti senti e cosa ti ha lasciato il collegio? Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura all'Istituto di Scienza e Tecnologia di Vienna. Allo stesso tempo però mi dispiace lasciare il collegio, il luogo in cui in questi 5 anni sono cresciuta, non solo dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista formativo, come persona. Infatti, prendere parte alle attività formative del collegio, organizzare conferenze, mi ha permesso di diventare una persona più versatile e in grado di gestire contemporaneamente più impegni, quindi non solo quelli universitari.